Perché una ragazza di poco più di 20 anni oggi sceglie la musica folk, la musica tradizionale? Bella domanda. Allora, innanzitutto perché fare musica tradizionale popolare mi ha fatto sentire molto 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 legata alla mia terra. E quindi questa cosa, che forse può sembrare anche non comune, ecco, a quello che succede solitamente, no? questi giovani che vanno via, vanno fuori, vanno, come giusto che sia, magari a studiare all'università. Invece questa Roberta che resta in questo sud. E resta in questo sud perché, proprio per questo motivo, perché sente il bisogno di capire quello che è successo nella sua terra, perché la gente ha amato così tanto la sua terra e perché la gente la difende così tanto. E quindi questo poi è un amore che poi giorno per giorno aumenta, e giustamente nella musica nasce il desiderio poi di capire il perché di quel canto, il perché di quell'altro e così via. Una terra piena di contraddizioni, la nostra. Sì. Quali senti più forti? Qual è l'impatto con il pensiero nostro? Che cosa ti dà, che cosa ti toglie? Allora, credo che quello che mi dà è questa voglia di reagire, che ecco, non manca quella voglia di reagire, però allo stesso tempo forse anche tanta rassegnazione da parte di tanti altri. Dai cantori di Carpino in Calabria, ci spieghi un po' le tue esperienze? L'amore per la musica tradizionale popolare mi ha portato, ecco, a collaborare con vari gruppi, tra i quali, ecco, anche questa band appunto calabrese, che fa tradizione sia calabrese ma anche di una delle minoranze più forti, ecco, della Calabria, che sono appunto quella dei greci di Calabria. E quindi ho fatto questa esperienza, come anche quella appunto con i cantori di Carpino, proprio perché, ecco, per capire, per conoscere questo mondo di tradizioni che poi tra l'altro nel sud Italia appunto è molto comune da paese a paese, ecco, un canto come un altro, ecco, ci sono tanti collegamenti, tante cose belle, ecco, che poi tutti i giorni mi portano a viaggiare, a conoscere. Quali sono le differenze tra le due esperienze e qual è l'anima comune del sud? Da che cosa è intessuta? Che cosa caratterizza il sud in tutti i suoi territori? Che cosa hai ritrovato in Calabria? Che cosa hai perso invece? Ecco, allora ho sicuramente ritrovato quel canto di lavoro che si faceva anche qui, nel senso che quel canto che si faceva nei momenti in cui si soffriva, si cercava di lavorare per poter mangiare, che quello è un po' comune non solo, ecco, in Sud Italia, ma un po' dovunque. La musica, ecco, nasceva in quei momenti soprattutto, o comunque dalla quotidianità in generale, anche per le donne, ecco, che mentre lavavano i panni. Questi erano i momenti in cui forse si cantava di più, forse di più rispetto a magari una situazione di festa, che erano, sì, si faceva la festa sicuramente, però erano delle situazioni particolari, non si faceva mica festa tutti i giorni, anche perché si doveva lavorare per mangiare, quindi era un po'... E questo magari ho trovato appunto di molto comune, ma non solo, ecco, con la mia terra, con un po', ecco, il Salento, con la Campania, un po' in tutti i viaggi ho riscontrato, ecco, delle analogie. Tu sei un interprete che canta con molto trasporto e molta intensità.
Cosa provi quando canti in dialetto e se hai cantato anche in italiano, le differenze e i confronti? Allora, sinceramente mi succede questo, che la musica tradizionale forse perché la sento appunto mia, cioè parla della mia terra, quindi la sento proprio mia, allora automaticamente quando vado a cantarla è come cantare appunto della mia quotidianità. Quindi anche se sto cantando qualcosa di fondamentalmente vecchio, no? Se così possiamo definirlo, è attualissimo. Poi vabbè, gli argomenti sono molto attuali, poi tra parentesi, quindi a differenza di magari una canzone, ecco, che può essere pop, eccetera eccetera, che è un qualcosa appunto che sento molto 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 distante dal mio essere, dalla mia vita, dalle mie cose. E se non vada nel buona da Apricena, sì. Con questa domanda chiudiamo. Ai ai ai, già so cosa mi vuoi chiedere, Nazario. Vieni da Apricena, che è la città di un cantore fondamentale per la Puglia, per il Sud Italia, che è Matteo Salvatore, perfetto. Come questa figura credi abbia condizionato i tuoi gusti e il tuo senso del territorio, i tuoi gusti musicali e il tuo senso del territorio? Allora, l'ha condizionata innanzitutto moltissimo, moltissimo. Perché? Perché Matteo Salvatore, nel modo in cui, ecco, musicalmente si esprimeva, riusciva non tanto a cantare, a suonare secondo me, ma a fare poesia in tutti i sensi, a 360 gradi, perché nel suo modo di cantare e di suonare lui riusciva a raccontare in un modo, ecco, dettagliatamente ogni situazione. Sono delle poesie nel vero senso della parola, e quindi ecco, Matteo Salvatore è questo secondo me, e lui ha raccontato la sua terra e secondo me anche un po' il Sud Italia, ecco, come una poesia, come se appunto stava cantando, ecco, una poesia vera e propria.